Potete siti internet di tutto misura, la Gazzetta dello Sport, la Repubblica e la Sette. Fiorano Modenese, gentili signore e signori, buon pomeriggio, quarta ed ultima tappa della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Una giornata particolarmente attesa che prende il via appunto da questa località in provincia di Modena, ma andiamo a rivivere quanto accaduto nelle giornate precedenti con la prima semitappa, la giornata d'apertura a Gatteo con la vittoria di Laurent Pichon che si è imposto su Lilian Calmejan allo sprint. Grazie a questo successo il francese Laurent Pichon è stato il primo leader della classifica generale della settimana internazionale Coppie Bartali trofeo Banca Interprovinciale, gara che nel pomeriggio ha proposto una inedita cronosquadre con formazioni da quattro corridori, ogni squadra ha schierato al via praticamente due formazioni da quattro corridori ciascuna, e ad imporsi in quella prova è stata la formazione polacca della CCC Sprandi Polkovic. Al termine di quella tappa cronometro la maglia di leader ha cambiato padrone, maglia di leader che è balzata sulle spalle di Lilian Calmejan, atleta francese in forza alla Direct Energy, che quindi ha vestito il simbolo del primato. Sul traguardo di Soliano una grande prova di forza del lettone Tom Skusins, che in 250 metri è riuscito ad infliggere ben 7 secondi
di sui a più immediati inseguitori, Tom Skousins, che grazie a quel successo è balzato al comando della classifica generale. Una bella prova di forza quella del portacolori della Cannondale Drapac. Conclusioni a ranghi compatti per quanto riguarda la terza tappa sul traguardo di Crevalcore, con la vittoria dell'ex campione del mondo dell'Omnium Supista Thomas Buda, atleta di Bordeaux con nonno dalle origini italiane. Thomas Buda si è imposto sul giovane talento polacco Alan Banasek. Classifica generale che non è cambiata, mentre in terza posizione si è classificato l'australiano Clark della Cannondale. Vediamo Skousins proprio in quinta posizione. Skousins che prende il via in questa tappa conclusiva della gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia, con 16 secondi di vantaggio nei confronti di Lilian Calmejan. Quindi a 37 secondi Javier Rozon, atleta spagnolo in forza la Caja Rural. Bernal e Torres sono in quarta e in quinta posizione, quindi a seguire Boswell, Sicar, Canola, miglior italiano in classifica generale, quindi Vachon, e l'eritreo Merawi Kudus in decima posizione. Abbiamo detto tappa che prende il via da Fiorano Modenese, più precisamente dalla Lea Ceramiche, uno dei comuni del distretto delle ceramiche, appunto Fiorano, che torna a riabbracciare una tappa della settimana internazionale di Coppie Bartali. L'ultima volta fu nel 2013, quando ad imporsi fu Damiano Caruso sotto un vero e proprio diluvio. Oggi in questa località splende il sole, Lea Ceramiche che sta ospitando tutte le operazioni preliminari, la famiglia Mussini, che poi è la famiglia che per anni è stata impegnata nel mondo del ciclismo con il marchio Panaria, quindi apre le proprie porte a questa manifestazione. Non dimentichiamo che tra l'altro Fiorano Modenese aveva ospitato anche le fasi conclusive di una tappa del Giro d'Italia, era il 2007, e ad imporsi in quell'occasione fu Kurt Asle Arversen. Gli uomini guidati dal dottor Eugenio Amorosa, la scorta della Polizia Stradale al seguito appunto della settimana internazionale Coppie Bartali, quarta prova della Ciclismo Cup, quella che fino allo scorso anno era Coppa Italia, con la regia della Lega Ciclismo Professionistico, una Ciclismo Cup che propone tante iniziative molto particolari, che si presenta in questa stagione con l'importante impegno televisivo grazie allo streaming al quale stiamo assistendo e grazie appunto alle trasmissioni che vengono irradiate in diverse TV. Quindi una Ciclismo Cup, una Coppa Italia che riparte con rinnovato entusiasmo grazie all'impegno dei propri dirigenti, grazie appunto alla produzione della PMG Sport, che ha messo in campo veramente tante forze, tante risorse per dare visibilità appunto a tutte le gare del calendario italiano. Sono previste anche alcune dirette nel corso di questa stagione. Dicevamo, una tappa particolarmente attesa, quella che stiamo per vivere, l'atto conclusivo della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, 25 le formazioni che si sono date appuntamento. C'è stata anche la visita dei corridori della nazionale italiana all'interno proprio della Lea Ceramiche, di altri corridori che con molta attenzione e tra l'altro anche molto ben disposti si sono prestati a fotografie proprio con la famiglia Mussini in questa giornata. Una giornata appunto caratterizzata da un sole splendente, 171 chilometri da percorrere, una classifica ancora piuttosto corta, una classifica che ha subito diversi stravolgimenti nel corso delle giornate precedenti, anche quella che sembrava una giornata apparentemente tranquilla come quella di Crevalcore ha lasciato un segno particolarmente importante sulla classifica generale. Oggi al via abbiamo Skousins in maglia di leader della classifica generale, dicevamo con 16 secondi su Calmejan e 37 su Rozon. Ma andiamo proprio a sentire ora la voce di alcuni protagonisti di questa giornata, a partire proprio da Mattia Cattaneo, che oggi potrebbe tentare il colpaccio. Sì, è una tappa impegnativa, come l'altro giorno ci proverò, è da inizio stagione che sono lì a provarci, quindi continuerò anche oggi a provarci. Vediamo di far bene con Bernal e Torres, a provare a migliorare la loro posizione in classifica, poi vedremo. Oggi è giornata decisiva, sì,
Insomma, non sono proprio le mie caratteristiche quelle di tenere duro in salita, però mi sono trovato qui con un buon stato di forma. E oggi magari spererei di arrivare in un gruppetto ristretto in volata e magari portare a casa la vittoria. Miglior italiano in classifica generale, Marco Canola, vincitore di una tappa al Giro d'Italia del 2014, ed eccoci proprio con il circuito, questo percorso che presenta nelle fasi iniziali due tornate del circuito di Montebabio e poi c'è quel circuito della Fazzana, come viene chiamato appunto dagli appassionati di questo territorio. Ci sarà lo scollinamento in via Fazzano al Valico proprio per assegnare i punteggi del Gran Premio della Montagna, ma sarà soprattutto uno dei punti chiave per quanto riguarda questa tappa. Salita che già nelle edizioni precedenti si era rivelata particolarmente fondamentale ai fini della classifica generale della settimana internazionale Coppie Bartali, ma proprio in vista della partenza di questa tappa andiamo a sentire altre interviste a partire dal leader. Yeah, Tom Scusi. Should be a fun day, should be pretty hard and hopefully we get a good race. Sì, vediamo, è un circuito con una bella salita, vediamo cosa si può fare. E bisogna vedere come la gamba oggi, però dai, se c'è la gamba sicuro si prova. Sicuro si prova, un Egan Bernal quindi particolarmente motivato, abbiamo visto particolarmente invece concentrato Tom Skousins, che deve gestire quei 16 secondi nei confronti degli avversari. Partenza quindi da Fiorano Modenese per andare ad affrontare questa tappa, come dicevamo si ritorna a Sassuolo per quanto riguarda l'ultimo atto della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale provinciale. Tra l'altro proprio in questa località si era già conclusa in diverse occasioni la settimana internazionale Coppie Bartali in passato, e proprio sul traguardo di Sassuolo Marco Pantani conquistò l'ultimo podio della propria carriera classificandosi in seconda posizione nell'ultima tappa della Coppie Bartali. Da quell'anno, dall'anno successivo, gli organizzatori del gruppo sportivo Emilia non hanno più assegnato il numero dorsale 145 alla settimana internazionale Coppie Bartali, che era il numero proprio appartenuto a Marco Pantani. Il via dal centro di Fiorano, subito grande bagarre nelle prime posizioni del gruppo, del resto era prevedibile. Vediamo intanto un allungo del generosissimo Edward Grosu, corridore romeno in forza alla Nipovini Fantini. Era quasi prevedibile che qualcuno andasse a tentare di far saltare il banco. Con la nostra sintesi passiamo nelle fasi conclusive. Questa tappa è stata caratterizzata da una serie quasi infinita di allunghi e all'inizio dell'ultimo giro siamo proprio con il passaggio nel centro di Sassuolo. Abbiamo trovato al comando una coppia con Danilo Celano in compagnia di Merawi Kudus. Eccoci con il passaggio all'inizio dell'ultima tornata, un'ultima tornata che appunto i due uomini al comando hanno iniziato con 9 secondi di vantaggio nei confronti di Yuri Filosi, che è il corridore che difende i colori della Nippo Vini Fantini, mentre alle spalle c'era un drappello praticamente con tutti i migliori. Quindi una situazione ancora da decidere per quanto riguarda la classifica generale. Vediamo logicamente i portacolori colori dell'Androni Giocattoli Sidermec particolarmente attivi, ma in questo gruppetto facevano parte praticamente tutti e 10, tutti i primi 10 della classifica provvisoria alla partenza di questa tappa. Come dicevamo, sarà una finale che presenta quella asperità, una asperità particolarmente impegnativa, una asperità che è destinata a lasciare poi un segno su quella che è la classifica finale. Una salita tutt'altro da non sottovalutare, che porterà appunto i corridori a 398 metri di altitudine. Celano veramente combattivo in questa giornata e non solo, l'atleta lucano di Policoro che difende i colori della Amore Vita Selle SMP sta guidando la corsa con un altro dei corridori più combattivi del gruppo, Merawi Kudus, che è un eritreo e difende i colori della Dimension Data, della Dimension
sono andato a Kubeka. Dicevamo una coppia al comando che ha trovato subito l'accordo, anche perché questi due atleti potrebbero avere un interesse comune per arrivare all'arrivo, ma a fini diversi. Kudus è decimo in classifica generale, quindi potrebbe andare a guadagnare posizioni importanti. Celano si era imposto in due gran premi della montagna nelle fasi precedenti e quindi praticamente sta lottando per andare a conquistare la maglia verde di leader della classifica dei gran premi della montagna, maglia che alla partenza di questa tappa, maglia Sidi, era vestita da Brice Feilloux, corridore francese. In questo istante avviene proprio il ricongiungimento con Yuri Filosi. Eccolo l'atleta trentino, l'atleta che difende i colori della Nippo Vini Fantini, va ad agganciare gli uomini al comando. Abbiamo parlato della maglia verde Sidi di miglior scalatore. Le altre maglie in palio alla settimana internazionale Coppie Bartali sono la maglia arancione della Felsineo per il miglior giovane, ha preso il via con il simbolo del primato in questa classifica il colombiano Egan Bernal, la maglia bianca della Selle SMP contraddistingue il leader della classifica a punti e al comando di quella classifica alla partenza di questa tappa trovavamo proprio il leader della classifica generale, ossia Tom Skousins. Il gruppo degli inseguitori, Skousins sta controllando benissimo la situazione, tanti uomini. Fa piacere ritrovare tra l'altro nelle prime posizioni del gruppo inseguitore anche Francesco Manuel Bongiorno, che attualmente è in quinta posizione alla ruota di Paolo Totò. Bongiorno gareggia tra le fila della San Gemini MG Kavis, è rientrato in gruppo e ora è lì davanti a lottare per quanto riguarda questa tappa che chiude appunto l'appuntamento con la settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Dicevamo Ciclismo Cup 2017, Ciclismo Cup che dopo la settimana di Coppie Bartali proseguirà con il Giro dell'Appennino in programma il 9 aprile, poi il Tour of the Alps che sarà proposto in diretta dal 17 al 21 aprile, l'ex Giro del Trentino, la stagione estiva proporrà il trofeo Matteotti nella giornata del 16 luglio e poi il gran finale di stagione con Coppa Agostoni il 13 settembre, Coppa Bernocchi il 14, il 16 il Memorial Marco Pantani e poi il Giro di Toscana 26-27 settembre che precede di un giorno la Coppa Sabatini e poi il finale con il Giro dell'Emilia Granarolo 30 settembre, il giorno successivo il Gran Premio Bruno Beghelli, entrambi appuntamenti organizzati dal Gruppo Sportivo Emilia e conclusione con la Tre Valli Varesine nella giornata del 3 ottobre. Continuiamo a seguire quindi queste fasi conclusive, come dicevamo alle spalle di questi corridori si è formato un drappello particolarmente interessante, un drappello del quale fanno parte anche alcuni degli atleti più in vista per quanto riguarda la classifica generale, un gruppetto forte in questo momento di una cinquantina di unità. Abbiamo già sottolineato la presenza di Bongiorno, quindi il leader Skousins, Bernal, quindi lo spagnolo Rosona, anche Ivan Santaromita tra gli altri, tra i corridori che fanno parte di questo gruppetto, Ian Boswell, l'argentino Eduardo Sepulveda, tra l'altro grande protagonista questo corridore che difende i colori della Fortuneo Vital Concept sempre nelle primissime posizioni quando la gara entrava nel vivo, Lilian Calmejan che è secondo in classifica generale, poi Nicola Gaffurini, via via altri atleti come Amezcheta, lo stesso Cattaneo, Roman Sicar, Arnabur, l'atleta della Haka Rural e via via altri corridori. E anche Thomas Boudat, il percorso di oggi non si addice alle caratteristiche del corridore francese ma è stato bravissimo a rimanere agganciato in questo gruppetto che sta seguendo i tre uomini al comando che ricordiamo essere Filosi della Nippo Vini Fantini, Celano che difende i colori dell'Amore Vita Selle SMP e Merawi Kudus l'eritreo della Dimension Data. 17 km e 700 metri alla conclusione, come ci ricorda puntualmente la grafica in questo momento con la sintesi, siamo, lo ricordiamo, nelle ultime fasi della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Una salita, quella che andranno ad affrontare
tra qualche istante gli atleti, che presenta punte dell'11,3%, una salita quindi particolarmente impegnativa, una salita di a poco meno di a 2 km che, come abbiamo detto, nelle stagioni precedenti aveva lasciato il segno sulla classifica generale. Sergei Firsanov intanto aveva scritto il proprio nome nell'albo d'oro della coppia Bartali, preceduto da Mentias, Kennap, Ulissi, Barta e Sella. Emanuele Sella tra l'altro si impose proprio nell'ultima edizione della coppia Bartali, che si era conclusa proprio in questa località. Non c'è grande accordo, almeno per il momento, tra gli uomini al comando. Alle spalle le redini della situazione sono nelle mani dei portacolori dell'Androni Giocattoli Sidermec. Marco Frapporti sta mettendo a disposizione la propria esperienza per i compagni di squadra, e poi abbiamo logicamente i portacolori della Canon del Drapac a controllare la situazione. Abbiamo visto Slachter scortare Tom Skusic, che deve cercare di mantenere appunto questa maglia verde di leader, una maglia verde di leader che tra l'altro l'atleta lettone ha conquistato al termine della tappa con arrivo a Sogliano. Quando questa frazione sembrava ormai essere un affare tra quattro battistrada, Skusic è stato bravissimo a rientrare sui quattro fuggitivi insieme ad altri cinque atleti a circa 700 metri dalla conclusione, ha rifiatato solamente qualche istante per poi dar vita ad una vera e propria fucilata che, come abbiamo già ricordato in apertura, gli ha concesso di guadagnare ben 7 secondi in 250 metri nelle fasi conclusive sulla difficile rampa che portava al traguardo di Sogliano al Rubicone. Danilo Celano veramente scatenato in questa giornata, sta accarezzando quella maglia verde che era sulle spalle, che è tuttora sulle spalle del francese Brice Feillou. Sta trovando l'ottima collaborazione di Yuri Filosi, un ragazzo che tra l'altro nelle categorie giovanili era anche salito sul podio in un'edizione del campionato d'Europa che si era disputato a Nyon in Svizzera nel 2014. Yuri Filosi, che è uno dei giovani più interessanti del gruppo per quanto riguarda il movimento italiano. E poi c'è Merawi Kudus, questo corridore eritreo che non si è mai tirato indietro quando si tratta di prendere il vento in faccia, come si dice in gergo ciclistico. Un terzetto particolarmente interessante, molto compatta l'Androni Giocattoli Sidermec nel guidare l'inseguimento in queste fasi di corsa. Vediamo Francesco Gavazzi, uomo di grande esperienza, che si sta mettendo a disposizione dei compagni di squadra, in modo particolare di Egan Bernal. Gavazzi che lo scorso anno si è imposto nel Memorial Pantani. Poi c'è Mattia Frapporti, c'era Marco Frapporti, il più vecchio dei due fratelli bresciani, e Mattia Cattaneo, grande protagonista nelle giornate precedenti. Abbiamo visto Torres, Bernal, Tom Skusic non perde di vista proprio Bernal, che in questo momento potrebbe essere l'avversario più pericoloso per quanto riguarda la leadership. Diciamo che gli uomini dell'Androni Giocattoli Sidermec sono rimasti sorpresi dall'azione che ha deciso la tappa di Crevalcore, in una giornata che non proponeva assolutamente nessuna difficoltà altimetrica. A seguito di una scivolata ad un certo punto al comando si è formato un drappello forte di una ventina di unità. È stato bravo Skusic a rientrare in quel gruppetto, sono stati veramente bravissimi i portacolori della Direct Energy, che su 20 corridori erano rappresentati con ben 7 elementi. In quelle fasi concitate sono rimasti esclusi dal gruppo di testa proprio Bernal e Torres, che ora si trovano in condizione di andare a chiudere e di sobbarcarsi gran parte dell'inseguimento. Bernal in classifica generale alla partenza di questa tappa 54 secondi, mentre Torres ha un primo e un secondo. Tra l'altro un vero peccato, perché da quell'azione decisiva nella giornata di ieri sono rimasti esclusi anche alcuni dei corridori che erano particolarmente attesi per un arrivo a ranghi compatti, come Elia Viviani, come Jakub Marezko, e ad imporsi è stato uno dei più grandi talenti del ciclismo internazionale per quanto riguarda il movimento su pista, Thomas Budà, che ha conquistato
la seconda affermazione stagionale su strada in questa stagione, lui che era già stato campione del mondo su pista nell'Omnium nel 2014 e nel corso della propria carriera ha conquistato anche diversi titoli di campione d'Europa. L'eterno Thomas Vauclair nelle primissime posizioni del gruppo inseguitore, eccolo sul lato destro della strada, Thomas Vauclair che ha preso il via in questa edizione della settimana internazionale Coppie Bartali come corridore meno giovane in gara, ormai alla soglia dei 38 anni, ma comunque sempre molto attivo, sempre combattivo, questo corridore che nel corso della propria carriera ha vinto 4 tappe al Tour de France, ha vinto la classifica degli scalatori, ha vestito anche la maglia gialla al Tour, insomma uno dei punti di riferimento di tutto il gruppo. Si prosegue quindi con il gruppo che in questo momento si sta un po' limitando a controllare la situazione sui battistrada, mentre vediamo Jansen van Rensburg, il campione nazionale del Sudafrica, anch'egli protagonista di una lunga azione nelle prime fasi di gara di questa giornata. Dicevamo, una settimana internazionale Coppie Bartali che si sta avviando verso la conclusione, una gara voluta dal gruppo sportivo Emilia che riesce a proporre ancora momenti di bel ciclismo, momenti di grande ciclismo, una gara che ha visto al via 25 formazioni con tre squadre del circuito World Tour, il Team Sky, la Canon del Drapac, il Team Dimension Data, la nazionale italiana e poi appunto altre formazioni per un totale di 196 corridori. Quindi onore ad Adriano Amici, al suo gruppo che ancora una volta hanno proposto un appuntamento di alto livello, un appuntamento di alto livello che si sta avviando verso le sue fasi conclusive con tre uomini al comando, ma il gruppo è lì alle spalle ad una dozzina di secondi. Celano è in gara con il dorsale 183, difende i colori della Morevita Selle SMP, andrà a lottare, vuole lottare per la classifica che assegna la maglia verde. Questa è una bella azione, tra l'altro a proposito di maglia verde, Filosi al termine della prima tappa aveva vestito il simbolo del primato nella classifica degli scalatori. Kudus è uno scalatore che riesce a difendersi abbastanza bene su questi strappi, quindi staremo a vedere cosa accade alle spalle. Molto compatti gli uomini di Gianni Savio all'inseguimento dei battistrada. Come abbiamo detto, ci siamo presentati al via di questa tappa con una situazione in classifica che vede Calmejan a soli 16 secondi di ritardo da Skuzins e Arrosoni in terza posizione a 37 secondi. Skuzins che è sempre vigile nelle primissime posizioni ha battezzato ormai da qualche chilometro a questa parte la ruota del colombiano Egan Bernal come avversario più pericoloso. Abbiamo visto la maglia verde intanto del portacolori della Caja Rural Roson nelle primissime posizioni, non c'è più molto accordo a dire il vero tra gli uomini al comando in queste fasi di corsa, vediamo, stanno continuando a voltarsi e questo è sintomo di poco accordo, sintomo del fatto che il gruppo sta guadagnando notevolmente terreno. Mancheranno meno di 10 km allo scollinamento, quando 10 km all'arrivo, al momento dello scollinamento. Intanto ora sono i portacolori della Fortuneo a scandire il ritmo in testa al gruppo. Abbiamo visto un generosissimo Sepulveda ed ecco Thomas Vauclair molto molto attivo, è lui che va a rilanciare l'andatura in questo momento topico di gara. Allunga Celano, veramente indomito questo corridore che difende i colori di Amore Vita Selle SMP, oggi attaccato per tutto il giorno, la maglia verde è il suo obiettivo. Celano, come abbiamo detto, corridore che arriva da Policoro, corridore che arriva dalla Basilicata, sempre sempre molto combattivo, non ha mai ottenuto grandi vittorie, ma è un corridore assolutissimamente non anonimo in gruppo, un corridore che riesce sempre a mettersi in evidenza, un corridore che riesce a far parlare di sé e c'è da scommettere che anche in un prossimo futuro si parlerà molto spesso di questo atleta. Celano sempre al comando, tenta di resistere il più possibile per andare a conquistare punti importanti, punti che potrebbero
consegnargli la maglia di vincitore della classifica dei Gran Premi della Montagna, la settimana internazionale Coppi e Bartali. Siamo ormai in vista dello scollinamento al GPM, dopodiché inizierà una discesa piuttosto tecnica. Il gruppo inizia a guardarsi, c'è Boudin in prima posizione, abbiamo detto veramente degna di nota la prova di questo corridore. Intanto Celano va ancora a rilanciare l'andatura. Dicevamo, il tratto più impegnativo della salita si sta avvicinando, 2000 metri, la lunghezza complessiva, pendenza media del 16,5%, pendenza massima del 18%, 187 metri di dislivello. Vediamo cosa accade in testa del gruppo. Intanto c'è Torres, c'è l'attacco di Torres, quindi bravissimo Jaime Rosón, l'atleta spagnolo, a rispondere. Attenzione perché Skousins non reagisce per il momento, Celano è sempre in testa, ci stiamo avviando verso il Gran Premio della Montagna. Torres supera a doppia velocità Celano, che riesce a rimanere agganciato strenuamente alla ruota del portacolori della Caja Rural Rosón, ed ora è proprio Skousins in prima persona che deve chiudere, non deve assolutamente farsi sorprendere il corridore lettone in queste fasi di corsa. Si chiude quindi il gruppo dei migliori, ritorna compatto, come abbiamo detto si tratta di un drappello che era composto in precedenza da una sessantina di unità, qualcuno ha perso contatto, ora dovrebbero essere circa 40, ed è ancora Danilo Celano ad allungare, ancora indomito, ancora ad alzarsi sui pedali il portacolori di Amore Vita Sell SMP Danilo Celano. Torres per il momento lascia fare, si stanno guardando in questo momento Skousins, quindi Rosón. C'è sembrato di vedere nelle prime posizioni anche Sepúlveda, vediamo Busato, attenzione perché parte Boswell, c'è anche Buongiorno. È un finale dalle ricche emozioni, quello della settimana internazionale Coppi e Bartali. Ian Boswell, ora il forcing del corridore statunitense Boswell, che in questo momento ha 1:10 di ritardo da Skousins. Attenzione a Francesco Manuel Buongiorno lì davanti, che sta tentando di chiudere, abbiamo intravisto Calmejan, c'è anche Cattaneo, quindi vediamo altri corridori, Busato. Per quanto riguarda anche le altre formazioni, abbiamo visto le prime maglie anche della Sinergia Baku nelle prime posizioni del gruppo, ma è proprio, ci sembra Papoche, il portacolori della Sinergia Baku, e ora ci prova Buongiorno, ci prova Francesco Manuel Buongiorno, il portacolori della San Gemini MG Kavis, si alza sui pedali e tenta di fare la differenza. Francesco Manuel Buongiorno che sta allungando, si alza sui pedali. Ian Boswell sta salendo con un ritmo abbastanza regolare, un po' scomposta a dire il vero l'azione di Boswell, si sono girati tutti i corridori che occupano le prime posizioni per fare un po' quella che viene definita la conta di chi fa parte e chi non fa parte. Attenzione Skousins, una sbandata, un problema meccanico, attenzione perché questa potrebbe essere l'azione decisiva della settimana internazionale Coppi e Bartali, un problema meccanico, una sbandata improvvisa del leader Skousins. L'hanno capito bene Rosón, lo capisce bene anche Rodolfo Torres, che va ad incrementare la propria andatura. Una sbandata, molto probabilmente ha toccato la ruota del corridore che lo precedeva, è finito fuori strada, non è caduto, ma l'abbiamo visto subito dopo aver sbandato, l'abbiamo visto scendere di bicicletta per rimettere a posto la catena. E a questo punto, attenzione, si fa molto molto interessante questa azione. Torres scatenato con Rosón alla propria ruota, c'è Kirill Pozdniakov, il portacolori della Sinergia Baku, ed Egan Bernal. Ricordiamo che alla partenza di questa tappa Skousins doveva gestire 16 secondi di vantaggio su Calmejan, che non vediamo nelle prime posizioni. Sì, eccolo, è là, è in sesta posizione Lilian Calmejan, il portacolori della Direct Energy, e 37 secondi era il ritardo di Rosón, che è il corridore in maglia verde. A questo punto è Egan Bernal che sta tentando il tutto per tutto per cercare di allungare, per cercare di escludere dai giochi Toms Skousins. Veramente un peccato, Skousins ci sembra là dietro, dovrebbe essere ripartito, ma c'è il forcing del giovane scalatore colombiano Egan Bernal, che è nato nel 1900
1997, aveva già vinto la maglia di miglior giovane. Eccoci intanto con Cousins, con Elissond, quindi ci sono altri corridori, un problema quindi per Cousins, stava per escludere il corridore lettone che abbiamo visto pedalare in precedenza in compagnia di Serge Pauwels della Serge Pauwels, che difende i colori della Dimension Data. Attenzione a Calmejean, attenzione a Lilian Calmejean, il corridore francese che tra l'altro è arrivato alla settimana internazionale Coppie Bartali, reduce da una bellissima prestazione alla Parigi-Nizza dove ha conquistato la maglia di miglior scalatore. Quest'anno si era imposto all'Étoile de Bessèges, aveva vinto una tappa alla Vuelta a Spagna, e attenzione, attenzione perché questo è un momento molto importante. Non reagisce Cousins, questa rasoiata di Lilian Calmejean sembra escludere dai giochi Tom Cousins. Si è spenta la luce per il corridore che difende i colori della Canon del Drapac, ma in questo momento c'è lo scollinamento, sta per iniziare la discesa, quindi Cousins ha tutto il tempo a disposizione per tentare di rientrare. L'abbiamo visto in compagnia di Fraile, l'abbiamo visto in compagnia di Elissond, si sta formando ora al comando un drappello di 9-10 unità. Ora il terreno, ora la strada va in discesa, Cousins sta pedalando in compagnia di Fraile, in compagnia di Elissond, c'è anche un atleta che difende i colori della Loco Sphinx, si tratta di Strakov. Una manciata di metri dividono questi corridori dalla testa della gara. Non dimentichiamo che il ritardo di Calmejean è di 16 secondi e non dimentichiamo che al traguardo saranno assegnati 10 secondi al primo, 6 al secondo e 4 al terzo. Questi sono gli abbuoni previsti per l'arrivo di tappa. Quindi una settimana internazionale Coppie Bartali che si sta proponendo come gara dall'altissimo livello tecnico, dall'altissimo livello emotivo. Staremo a vedere cosa accade in questi ultimi 7-8 chilometri prima della conclusione. Lilian Calmejean logicamente va a rilanciare l'andatura, a dargli manforte c'è Mattia Cattaneo, quindi Camille Roson. Un'azione particolarmente importante, avevamo visto Cousins accusare un leggero margine di ritardo in queste frangenti di gara, ma ci sembra veramente arrivato, ci sembra veramente al limite il portacolori della Canon del Drapac, classe 91, corridore che era salito su un podio all'Europeo tra gli under 23, un atleta che ha vinto due tappe al Giro di California in carriera, un atleta che difende i colori della Canon del Drapac, che ora sta vedendo svanire questa maglia di leader. Cattaneo a fare da lepre, protagonista in tutte le tappe alla settimana internazionale Coppie Bartali, già vincitore quest'anno di una gara in Francia, il corridore bergamasco che difende i colori dell'Androni Giocattoli Sidermec, sta molto probabilmente preparando un attacco per i propri capitani, ormai allo stremo delle forze Tom Cousins, l'atleta lettone vincitore della bella tappa di Sogliano, che si è presentato al via in maglia di Lira, tra l'altro supportato anche da un'ottima formazione della quale fanno parte anche Tom Hjelte-Slachter, Josef Dombrowski, oltre a Taylor Finney, Lawson Craddock, William Clark e Nathan Brown. Si è ritrovato senza compagni di squadra nelle fasi conclusive di questa tappa e ad ora è lì ad una manciata di secondi, a dire il vero sono sempre 9-10 i secondi che dividono Tom Cousins dal gruppetto dei più immediati inseguitori alle spalle di Cattaneo, un gruppetto del quale tra l'altro fanno parte corridori che stanno lottando per la classifica finale della settimana Coppie Bartali come Calmejean e Roson. Il gruppetto di testa sta per tornare compatto, anzi ritorna compatto proprio in questo momento, e quindi gruppetto di testa che è composto da Ian Boswell del team Sky, quindi tre portacolori dell'Androni Sidermec. Si tratta di Bernal, Cattaneo e Torres, Busato, il veneto della Villera Triestina, quindi Roson della Caja Rural, Calmejean della Direct Energy, Gaffurini della San Gemini MG Capavis e Pozdiniakov che difende i colori della Synergy Baku. Questi sono i corridori di testa che si apprestano quindi ad affrontare ad altissima andatura questo tratto in discesa. Cattaneo ci crede, siamo a poco più di 7 km alla
alla conclusione. 7 km e 200 metri al termine di questa tappa, 7 km e 200 metri al termine della settimana internazionale Coppie Bartali. Ricordiamo, quarta prova della Ciclismo Cup 2017. Intanto è rientrato sul gruppetto al comando anche il francese Florian Vachon della Fortuneo Vital Concept, 10 uomini in testa, il gruppetto dei più immediati inseguitori. Vediamo cosa accade, veramente altissima l'andatura in queste fasi di discesa. Si sta per riagganciare anche Roman Hardy al gruppetto Tom Skousins, corridore veloce, corridore che si è piazzato anche nell'edizione 2017 del trofeo Laigueglia, la seconda prova della Ciclismo Cup. Ora Roman Hardy potrebbe rappresentare un aiuto per Tom Skousins, infatti lo vediamo che sta per balzare al comando di questo gruppetto, ma molto probabilmente l'azione di Hardy era mirata a stoppare questo inseguimento, perché fa parte del gruppo di testa anche Florian Vachon. Sta per rientrare in questo momento anche Lisson, vediamo cosa accade in queste fasi di corsa, siamo veramente all'epilogo. C'era anche Jan Tratnik, quindi riconosciamo altri atleti, Cala, quindi Senni, maglia della nazionale italiana. Immagini veramente spettacolari quelle che ci vengono proposte dalla regia. Vediamo anche alcuni atleti della GM Europa Uvini, abbiamo riconosciuto Pacchiardo a chiudere questo gruppetto, ma gli occhi ora sono puntati sul drappello di testa, sulla testa della corsa che sta affrontando questo tratto in discesa con Cattaneo, Busato e Gaffurini. Tra italiani ad occupare le prime posizioni c'è Lilian Calmejan, il forte portacolori della Direct Energy, alla ruota del quartetto italiano, 5 km 200 metri al termine, con il ritardo del gruppetto degli inseguitori che si aggira sempre intorno ad una decina di secondi. Quindi occhi puntati ai cronometri, 16 secondi il ritardo in classifica di Calmejan dal leader, da Skousins, 10 i secondi di Abuono che saranno assegnati al traguardo. Quindi sarà interessante vedere cosa accadrà in questi ultimi chilometri, soprattutto sarà interessante capire cosa accadrà nelle ultime fasi di gara per vedere se il gruppetto dei più immediati inseguitori riuscirà a rientrare sulla testa della corsa. Attendiamo quindi il termine della discesa, magari per fare anche il punto della situazione. Siamo ormai all'ingresso di Sassuolo per gli ultimi chilometri di questa tappa che sancirà il vincitore della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale. Sassuolo che sta ospitando appunto la conclusione, 18 secondi il ritardo di Tom Skousins dalla testa della corsa. 40.000 abitanti, l'80% della produzione delle ceramiche, delle piastrelle del mercato italiano arrivano proprio da questa località che ha dato tanto al mondo economico italiano, una località che ha un centro storico molto vivo, molto interessante, che propone diverse eccellenze, una località che oggi è la capitale indiscussa del mondo del ciclismo, una località che appunto sta per consegnarci l'ultimo vincitore della Coppie Bartali 2017. Ultimi chilometri, Calmejan logicamente è quello che ci crede più di tutti, 18 secondi, l'ultimo aggiornamento della situazione per quanto riguarda il ritardo del gruppetto Skousins. Calmejan che dopo aver vinto una tappa alla Vuelta a Spagna lo scorso anno, intanto siamo a 3 km dall'arrivo, dicevamo che dopo aver vinto una tappa alla Vuelta a Spagna lo scorso anno si è proposto in questo inizio di 2017 come uno degli uomini più in vista. Uno degli uomini più in vista del panorama internazionale è indubbiamente il portacolori dell'Androni Giocattoli Sidermec, Egan Bernal, corridore che arriva dalla mountain bike, lo ricordiamo già su un podio in un'edizione del mondiale tra gli juniores. Lì davanti abbiamo visto pochi istanti fa anche Nicola Gaffurini, che è un corridore particolarmente veloce. Gaffurini che ha passato benissimo l'ultimo strappo, l'ultima salita, e che a questo punto si propone come uno degli uomini da tenere maggiormente d'occhio per lo sprint finale. Intanto il gruppo che in questo momento è guidato dal portacolori della Dimension Data, abbiamo visto con il dorsale numero 37, si trattava in prima posizione di Serge Powells, gruppo che era segnalato a 20 secondi di ritardo.
Uno sconsolato ormai Toms Cousins potrebbe tentare il tutto per tutto per cercare di andare a chiudere su questi corridori che si stanno avviando verso la conclusione, verso il passaggio al riferimento dei 2 chilometri all'arrivo. C'è grande accordo, gli interessi logicamente sono tantissimi, ci sono corridori che possono lottare per la classifica generale, proprio Lilian Calmejan va ad incitare gli altri atleti di questo gruppetto, come a dire ragazzi proviamoci, andiamo fino alla fine, ci giocheremo poi la vittoria di tappa, ma ci possiamo giocare, io mi sto giocando la classifica finale. Ha grandi interessi per arrivare al traguardo con più vantaggio possibile anche Roson, anche Bernal, anche Torres, ed è proprio Rodolfo Torres che va a tentare l'allungo in queste fasi di corsa. Uno dei grandi talenti colombiani che fanno parte della formazione di Gianni Savio guadagna terreno, e attenzione perché sta guadagnando notevolmente terreno Rodolfo Torres. Quindi c'è Jaime Roson della Caja Rural che sta andando a chiudere, continua a voltarsi Rodolfo Torres in queste fasi di corsa. Ormai siamo veramente a pochissimi istanti dalla conclusione, classe 87, corridore già di grande esperienza Rodolfo Torres, che in solitudine va a transitare al triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Il traguardo è posto proprio nel centro storico di Sassuolo. La bella azione di Rodolfo Torres che è solo al comando, si volta ancora, avevamo visto in precedenza Rosonte tentare di chiudere stazionando un rapporto particolarmente lungo. Eccoci intanto con il gruppo del quale fa parte Toms Cousins, che sta pedalando ormai con 20-25 secondi di ritardo. Non dimentichiamo che in palio abbiamo anche secondi da buono, 10 al primo, 6 al secondo e 4 al terzo. Bellissima l'azione di Rodolfo Torres, sta raschiando sul barile le ultime forze, vediamo Lilian Calmejan è partito in solitudine per andare a chiudere su Torres, quindi particolarmente interessante questo finale, l'attraversamento del centro storico, 300 metri la conclusione, Calmejan ad altissima andatura sta per agganciare Rodolfo Torres, quindi abbiamo visto Roson, via via tutti gli altri, tra qualche istante la svolta a sinistra e poi la conclusione di questa tappa con ancora Rodolfo Torres al comando. È l'ultima curva, 150 metri alla conclusione, Calmejan affianca Torres, Calmejan che va ad allungare, si volta l'atleta francese, vince Calmejan, secondo posto per Torres, terza posizione per Vachon, quindi Busato, Gaffurini, Roson, Pozdniakov, via via tutti gli altri atleti. Attenzione quindi alla conclusione per quanto riguarda il gruppetto del quale fa parte il leader della classifica generale, del quale fa parte Toms Cousins, che arriva in questo istante con un ritardo molto considerevole rispetto a quei 16 secondi che accusava alla partenza, e quindi grazie alla vittoria, grazie agli abbuoni, il vincitore della settimana internazionale Coppie Bartali è Toms Cousins, che ha tagliato il traguardo con 26 secondi di vantaggio nei confronti del gruppetto vince Calmejan, che ha tagliato il traguardo con 16 secondi di vantaggio nei confronti del drappello Cousins, che pertanto chiude in seconda posizione appunto a 16 secondi di ritardo, e terzo è Roson. Un finale veramente mozzafiato, quello appunto di questa tappa conclusiva della settimana internazionale Coppie Bartali. Come abbiamo detto, vittoria di tappa per Lilian Calmejan, che ha chiuso con 26 secondi di vantaggio nei confronti del gruppetto Cousins, grazie ai 10 secondi da buono conquistati al traguardo. Lilian Calmejan va a vincere con 16 secondi di vantaggio la gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia. Veramente un finale ricco di emozioni, un finale imprevedibile, un finale che ci ha consegnato la vittoria di questo corridore francese Lilian Calmejan della Direct Energy, che ha finalizzato perfettamente una condotta di gara impeccabile da parte dei compagni di squadra. La delusione logicamente sul volto di Toms Cousins, rimasto solo nel finale. Cousins che ha tentato in più occasioni di mettere in difficoltà, di mantenere questo simbolo del primato, che si è dovuto arrendere anche a causa di un problema meccanico. Seconda posizione al traguardo per Torres, terzo Vachon, poi Busato, Gaffurini,
al quarto e al quinto posto. Come abbiamo detto, bella affermazione per Lilian Calmejan, ma andiamo ora a sentire i grandi protagonisti di questa giornata e della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, lo ricordiamo, quarta prova della Ciclismo Cup 2017. Ouais, c'est énorme ce qui s'est passé. On fait une super Coppie Bartali avec deux victoires d'étape, le général. Honnêtement, on a eu un investissement de l'équipe totale, mené par des garçons comme Thomas Vauclair qui ont un savoir énorme et une science de la course. Il m'a dit aujourd'hui que c'était très difficile dans toutes les côtes et il m'a dit que je faisais partie des meilleurs et qu'il fallait que je croie en ma chance. Et ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment cru en ma chance, j'ai tout donné pour essayer de gagner le général. J'ai risqué de perdre pour gagner et ça s'est avéré la bonne solution. Aujourd'hui c'est coup double avec l'étape et le général, c'est déjà ma quatrième victoire de la saison. Et non, je tiens à souligner vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'il y a eu un super travail de l'équipe et un super groupe tout au long de cette semaine. Et vraiment c'est une victoire collective, hier avec la bordure avec Thomas à la conclusion et aujourd'hui moi sur un terrain beaucoup plus vallonné, donc non, c'est fantastique. E ha sottolineato appunto il vincitore Lilian Calmejan il grande lavoro di squadra, ha detto: mi sono affidato ad un uomo di grande esperienza come Thomas Vauclair, ma ha detto che ci dovevo credere, ci ho creduto, come si dice di solito, ho rischiato di perdere per vincere, ho fatto bene. E ha voluto ringraziare la squadra che ha svolto appunto una mole di lavoro non indifferente nel corso di queste quattro tappe. Sul podio con lui abbiamo visto Rodolfo Torres, che in più di un'occasione si è sacrificato per Egan Bernal, per il capitano della squadra. Terzo posto sul traguardo per Florian Vachon e questo è il podio finale della settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, con Lilian Calmejan che si appresta a vestire definitivamente la maglia verde Banca Interprovinciale di vincitore della classifica finale, con 16 secondi di vantaggio nei confronti di Tom Skuins e 31 secondi su Jamia Roson, corridore della Khaja Rural. Eccoci proprio con il momento della vestizione della maglia. Calmejan che si è aggiudicato anche la classifica punti, come abbiamo detto Celano, grazie alle belle azioni in questa giornata e non solo, è stato il vincitore della classifica dei Gran Premi della Montagna, mentre Egan Bernal è risultato essere il miglior giovane. Va in archivio quindi un'altra bella edizione della settimana internazionale Coppie Bartali, la gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia De Adriano Amici. La Ciclismo Cup 2017 proseguirà con il Giro dell'Appennino in programma domenica 9 aprile. I prossimi appuntamenti organizzativi invece per quanto riguarda il gruppo sportivo Emilia sono previsti alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, con il Memorial Marco Pantani il 16 settembre e poi quella gran finale di stagione con Giro dell'Emilia Granarolo e Gran Premio Bruno Beghelli del 1 ottobre. Gli highlights di questa tappa conclusiva: Fiorano Modenese Sassuolo, la partenza dalla Lea Ceramiche e poi nella finale con la salita della Fazzana che ha letteralmente deciso la corsa. C'era stato un piccolo problema meccanico per Tom Skuins nel finale, l'atleta lettone è rimasto nel gruppetto ad una ventina di secondi dal gruppo dei 10 atleti che si era proiettato al comando. L'allungo di Torres nelle fasi conclusive, la bella azione di Lilian Calmejan negli ultimi 200 metri per riportarsi proprio sul battistrada e poi la conclusione a ranghi ristretti, una conclusione a ranghi ristretti che ha visto trionfare sul traguardo di Sassuolo tra due di folla Lilian Calmejan davanti a Torres e Vachon. A 26 secondi ha tagliato il traguardo il gruppetto del quale faceva parte Tom Skuins. Calmejan, grazie a questa vittoria, ha guadagnato 10 secondi di abbuono e si impone quindi nella settimana internazionale Coppie Bartali con 16 secondi su Skuins e terzo Jamie Roson Garcia della Khaja Rural. Immagini dall'alto di Sassuolo, appunto questa località che ha ospitato appunto l'ultima frazione, con l'immagine che ci propone Piazza Garibaldi, Piazza Piccola o Piazza dell'Orologio come è chiamata dai sassolesi. Abbiamo detto, cala così il sipario sulla settimana internazionale Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale edizione 2017. La Ciclismo Cup prosegue con il Giro dell'Appennino, appuntamento a tutti a domenica 9 aprile.